Vivrò solo per te, Gesù mio Dio. Morirò per desio di amarti di più. Solo quel che vuoi tu, quello voglio io. Il mio cuor non è mio, ma di Gesù. Narra la tradizione che Nicodemo, colui che insieme a Giuseppe d'Arimatea depose Cristo dalla croce, nello scolpire un crocifisso in legno si addormentò, stanco del lavoro, senza aver scolpito il volto. Al suo risveglio trovò il crocifisso completato. Gli angeli avevano lavorato per lui. Per vie miracolose, la statua giunse nell'VIII secolo a Lucca. Ecco perché questa città è conosciuta anche come la città del Volto Santo. La presenza del Volto Santo ha generato a Lucca una profonda e radicata devozione alla Passione di Cristo. È in questa splendida città della Toscana, ricca di storia civile e religiosa, che il 17 gennaio del 1789 vede la luce Maria Domenica. Secondogenita di Pietro Brun e di Giovanna Granucci, Maria Domenica vive la sua infanzia modestamente, in un ambiente sano, educativo e sereno. Il padre, uomo di radicata fede cattolica, fa parte del corpo delle guardie svizzere. La moglie Giovanna è una donna saggia e piena di iniziative. Sono entrambi genitori permeati da valori cristiani, animati da profonda fede e dediti all'educazione della numerosa prole, alla quale seppero infondere il santo timore di Dio. La serenità della famiglia si interrompe nel 1801 con la prematura morte del padre, seguita a breve distanza da quella di tre fratelli. Nonostante i drammatici accadimenti, Giovanna Granucci, vedova e con sei figli a carico, dimostra coraggio e intraprendenza nell'andare avanti. La morte del padre sembra toccare Maria Domenica in modo particolare, segnandone lo sviluppo emotivo e affettivo, ma grazie all'aiuto della paziente guida materna riesce a superare il dramma dei lutti e si affaccia alla giovinezza carica di sogni e di speranze, impegnandosi nello studio delle discipline umanistiche e religiose. Arrivata l'età dell'adolescenza, Maria Domenica si presenta come una ragazza molto graziosa e i corteggiatori non mancano. All'età di 18 anni qualcuno si accorge della sua non comune avvenenza. Si tratta di Salvatore Barbantini, un giovane di ottimi costumi. Il pretendente è un uomo maturo, avendo 12 anni più di lei, ma tra lui e Maria Domenica l'amore è reciproco e la prospettiva a cui aspirano è un immediato e felice matrimonio. Il loro sogno d'amore si corona il 22 aprile del 1811. Maria Domenica crede di essere giunta al culmine della felicità, ma i disegni di Dio sono differenti da quello che potrebbe apparire il felice esito di una romantica storia. Dopo appena 5 mesi dalle nozze, lo sposo adorato muore improvvisamente, lasciando tragicamente sola Maria Domenica, già in attesa di un figlio. Di fronte alla dolorosa prova, la vedova, appena 22enne, si rivolge al crocifisso con una preghiera. «Oh mio Dio, Dio del mio cuore, mi avete percossa a sangue. Voi solo, crocifisso mio bene, sarete da qui innanzi il dolcissimo sposo dell'anima mia, il mio unico e solo amore, la mia eterna porzione». Maria Domenica legge con fede profonda quanto le è accaduto. Il suo cuore, straziato dalla perdita del marito, trova forza e conforto dal crocifisso e sente che, come lui, Dio la chiama a una vita di donazione totale. Dopo la morte di Salvatore, Maria Domenica, nonostante la giovane età che le permetterebbe di risposarsi, rifiuta ogni proposta, scegliendo di dedicarsi unicamente al figlio che sta per nascere e alle opere di misericordia che via via il Signore le indicherà.
Il 14 febbraio del 1812 nasce Lorenzo Pietro, Lorenzino, come affettuosamente lo chiama la madre. Da quel momento l'amore per Lorenzo, la preoccupazione per la sua crescita e per il suo futuro diventano la ragione di vita di Maria Domenica. Lorenzino si dimostra ben presto un bambino vivace, intelligente, affettuoso, buono. E Maria Domenica è consapevole del grande dono ricevuto. Tuttavia, nel cammino che il buon Dio ha tracciato per Maria Domenica, c'è un'altra durissima prova da superare. Lorenzino, il figlio amatissimo, che era tutta la sua consolazione, muore improvvisamente, colpito da una grave malattia all'età di soli 8 anni. Di fronte a due storie d'amore spezzate così tragicamente e prematuramente, ci si aspetterebbe una reazione disperata, di ribellione verso la crudeltà del destino, perfino verso Dio. Ma Maria Domenica non cade in questa terribile tentazione e incanala il fiume d'amore che scorre dentro il suo animo verso i poveri che incontra, le persone sole, i malati, gli abbandonati, i morenti. Come il buon samaritano, non si cura mai di sé, ma solo di chi ha bisogno di lei, vincendo ogni ripugnanza. È questo il carisma che un giorno trasmetterà alle giovani donne che la seguiranno lungo questa strada d'amore, alle quali non nasconderà nulla della dura realtà cui andranno incontro. Dio vi chiama con particolare dilezione a servirlo nelle persone povere, penanti o moribonde. Per corrispondere a questo fine, conviene vincere tutte le ripugnanze della nostra delicata natura, cercando Dio, spesse volte, in case più luride delle stalle medesime, su certi pagliericci che poco discosti da un focolare e da un mucchio di immondizie. Da quelli non si distingue che per i gemiti di un'infelice coperta di ulcere e piaghe che là giace spossata di forze, mancante di alimento e di chi a lei presti i necessari servigi. Là, ove si respira un'aria ammorbata dal fetore, ove un brulicame di insetti d'ogni specie è il solo corteggio e la sola compagnia dell'infelice penante, là, dico, è dove non di rado vuole essere trovato e servito Dio. Col passare del tempo, Maria Domenica si rende conto di non poter affrontare da sola il mondo dei malati che le appare sempre più vasto. Forma così un piccolo gruppo di donne, la forte radice da cui un giorno nasceranno le ministre degli infermi. È la Pia Unione delle Sorelle della Carità, approvata ufficialmente nel 1819 e posta sotto l'invocazione di Maria Santissima Addolorata. Scelta sicuramente collegata all'obiettivo di queste sorelle. Stare vicino alle persone sofferenti, così come la Vergine è stata ai piedi della croce del Figlio. È una vita poliedrica, quella di Maria Domenica, protratta negli anni, diversificata nelle espressioni di sposa, di madre e di religiosa, protagonista di numerose iniziative assistenziali ed ecclesiali. La ricchezza delle doti umane e spirituali della giovane vedova Barbantini non sfugge all'attenzione dell'arcivescovo e del clero della sua città. Le affidano, fra l'altro, il compito di stabilire in Lucca un monastero della Visitazione per l'educazione della gioventù. Dopo 6 anni di lavoro intenso e irto di ostacoli, Maria Domenica riesce anche in questo intento, dando alla città il monastero desiderato. È in questo momento che riemerge prorompente in Maria Domenica la sua autentica vocazione: fondare una congregazione religiosa di sorelle oblate infermiere per servire Cristo nelle membra doloranti dei malati e sofferenti a tempo pieno e per tutta la vita. D'ora in poi il suo cuore materno arderà di tenerezza e di cure per le inferme e sole, per i bisognosi di ogni condizione. Ella, girando da sola a nottetempo per le strade di Lucca, sfida pericoli di ogni genere,
pur di portare conforto e assistenza dove regna il dolore e la povertà. Più di una volta le capita di brancolare nel buio quando la pioggia le spegne la lanterna e con gli abiti intrisi d'acqua trascorre l'intera notte al capezzale delle morenti. La testimonianza di evangelica carità della Barbantini e delle sue discepole induce l'arcivescovo di Lucca ad approvare nel 1841 le regole dell'istituto. Nasce così la Congregazione delle Suore Ministre degli Infermi, alla quale nel 1852 viene conferito il Decretum Laudis, documento rappresentante il primo riconoscimento pontificio dell'opera della Barbantini e attraverso il quale viene sancita ufficialmente la comunione spirituale tra l'ordine dei religiosi camilliani e la Congregazione di Maria Domenica. Era stato il padre Antonio Scalabrini a incoraggiarla fortemente, avendo ravvisato nel carisma della Barbantini le singolari somiglianze con quello del proprio fondatore, San Camillo dell'Ellis. Purtroppo le forze di Maria Domenica si affievoliscono e nel 1866 cade gravemente ammalata. Indebolita da un male che la farà soffrire fino all'ultimo istante, Madre Maria Domenica muore il 22 maggio del 1868, lasciando l'istituto piccolo nel numero, ma forte nello spirito. Maria Domenica Brun Barbantini, Beatorum Nomine. Il 7 maggio del 1995, Giovanni Paolo II proclama solennemente beata Maria Domenica Brun Barbantini, indicandola al mondo quale testimone autentica di un amore evangelico concreto. Un amore fatto di gesti, di attenzione, di cristiana consolazione, di generosa dedizione e di instancabile vicinanza nei confronti degli ammalati e dei sofferenti. Oggi le ministre degli infermi, seguendo l'esempio della loro fondatrice e abbracciandone il carisma, continuano la loro opera nelle missioni diffuse in gran parte del mondo in una molteplicità di forme e servizi.